1472 è un nuovo progetto con cui posizionate il vostro brand al fianco della moda, moda italiana, quindi eccellenza. Qual è il vostro obiettivo principale? Noi abbiamo scelto questa strada del, chiamiamolo Made in Italy per semplificare, già alcuni anni fa, quando abbiamo iniziato le nostre campagne di comunicazione televisiva, chiudendo con il claim una storia italiana dal 1472, che voleva dire che siamo una banca tutti i giorni in questo paese, vicino alle persone, alle cose di questo paese, da oltre 5 secoli. Ovviamente è un nostro tratto distintivo, nessuno può dire una cosa simile, siamo credo il marchio commerciale più antico del mondo in questo momento e a un certo punto ci siamo resi conto che da questo punto di vista si poteva fare di più anche come comunicazione, forse l'avevamo valorizzato troppo poco. Questo numero dice effettivamente è la sintesi della nostra storia, quindi abbiamo cominciato a ragionare su come estrarlo da quel logo, perché in effetti banca dal 1472 è scritto nel logo della banca, è parte integrante del logo della banca, come tirarlo fuori e che cosa farci. E naturalmente la prima cosa che è venuta è stato il vino, perché abbiamo due aziende vinicole, quindi era naturale. Ci siamo inventati quasi per caso quella bottiglia per utilizzarla come omaggio natalizio, ha avuto un successo tale che da lì è scattata la scintilla che forse quegli oggetti potevano avere anche un mercato. Abbiamo aperto questo sito, in un paio di mesi abbiamo venduto 100.000 euro, l'equivalente di circa 100.000 euro di vino, che non è facilissimo, solo su internet, con risultati estremamente soddisfacenti. Contemporaneamente stavamo pensando a quali altri settori allargare l'utilizzo di questo marchio. Dopo quello agroalimentare, cioè la vicinanza alla terra, alla produzione, al paesaggio, alla Toscana, l'altro elemento è stato la moda. Siamo anche come lavoro della banca storicamente molto presenti in questo settore, molti grandi nomi della moda sono nostri clienti, abbiamo sempre avuto un rapporto particolare, allora questo poteva anche essere un modo un po' più intelligente di inserirsi anche in questo ambito. E poi come al solito cerchiamo di fare un po' di esperimenti, perché anche nella comunicazione si deve fare lo stesso che si fa in altri campi, perché affidarsi solamente a quello che già si sa che funziona e non iniziare a provare qualcosa di nuovo. Ecco, state sperimentando anche nuovi partner in comunicazione, come li avete trovati? Ma noi abitualmente lavoriamo con tanti soggetti sui progetti specifici, noi abbiamo la nostra agenzia di riferimento che è Catoni Associati e con cui facciamo quasi tutto, però se riusciamo a trovare qualcosa o qualcuno ci propone qualcosa di particolare non è detto che non possiamo farlo, questo è un progetto a sé che non ha niente a che vedere con il resto, per cui per esempio il vino lo abbiamo fatto ancora con Catoni Associati, qui cercavamo qualcuno che avesse, diciamo così, le mani nel mondo della moda un po' più di noi e quindi abbiamo fatto tutto insieme. Può darsi che poi in futuro avremo altre esperienze, chi lo sa. Un progetto importante per far arrivare nelle case degli italiani ancora di più il marchio, che ha un valore di... Stiamo parlando di qualche centinaia di migliaia di euro tutto complesso, quindi equivale a una piccola campagna di prodotto se vogliamo, anzi direi che con queste soglie di investimento non si fa quasi niente oggi. Un altro esperimento che stiamo facendo è vedere se operazioni un po' più complesse che ci richiedono magari tanti mesi di lavoro e molta fatica dal punto di vista creativo, poi alla fine ci costano meno di altre e riusciamo a portare a casa anche dei risultati interessanti. Noi abbiamo sempre la nostra campagna, stiamo lavorando per programmare le strategie di quest'anno, credo che tra una decina di giorni avremo qualche novità.